Sempre a fare foto tu. C'ho anche te, eh. Fa vedere. Ma no, sto scattando con la logica di mio padre. Sai, e devo sviluppare oggi in camera oscura. No, dai, vengo male. Che palle, l'hai fatta venire mossa. Guarda qua, cosa vedi? Oddio, è bruttissima, strappala. No, a parte questo, cosa vedi? Qualcuno che trascina qualcosa? Esattamente, ora guarda con più attenzione quest'altra foto. Vedi che c'è un braccio in quella busta che sta trascinando? Sì. La figura è Altesdella, ora dimmi, chi è Altesdella in questa scuola? Salvatore, il bidello. Esattamente. Ti ricordi che ieri stava discutendo con la prof di musica? Sì, e magari l'ha ammazzata, così ci scansava anche l'ora di musica. Ragazzi, la professoressa è assente. Tra poco arriva la sostituzione. No, Ivan, è un'assurdità. Quella figura in quella foto potrebbe essere chiunque. E quel braccio, qualsiasi cosa. Assurdo, guarda! È l'ennesima volta che becco a fumare in bagno. Ma ne parlo al presidente. Queste costanti sono tutti numeri decimali illimitati, non periodici, che nei calcoli avanti. Professoressa, Michela Ciotola deve venire con me dal preside. Michela, che cosa avrai combinato questa volta? Professoressa, posso andare in bagno? Che ci fai tu qua? Sto cercando un rullino. Sì, un rullino. Un rullino? Vedi che la camera oscura sta dall'altro lato. Sì, scusa. Seguiti, hanno svoltato l'angolo e poi li ho persi di vista. Dopodiché ho visto lui da solo fuori lo sgabuzzino. Non credo l'abbia portato in presidenza. Di sicuro l'avrà ammazzata e poi ha nascosto il suo cadavere dentro uno di quei bustoni neri. Ho un'idea. Ci incontriamo fuori da palestra.
Dopodiché entriamo e ci nascondiamo. Aspettiamo che tutti se ne vanno, così da poter folgorare dentro al suo scappuzzino. Te la senti? Quante nozioni mi mangiano questo? Lascia stare. Sta alla porta e aspetta se arriva qualcuno. Ma bussa. Lo sapevo. È un assassino. Ciao Michela. Attenzione! È un assassino! Salvatore, cos'è questa storia? Li ho sorpresi nel mio sgabuzzino, mi hanno spinto a terra e sono scappati via. Ho un bustone con dei guanti in lattice e dei vestiti sporchi di sangue. Ma quale sangue? Vernice rossa, sto dipingendo il passamano delle scale. Abbiamo trovato il telefono di Michela nel suo sgabuzzino. Tu sei viva? Certo, perché dovrei essere morta? Per cosa ho trovato il mio telefono? Sì, l'hai lasciato stamattina in presidenza. Ragazzi, è una situazione gravissima. Ve ne rendete conto? E la professoressa di musica? Dove è stata per tutto questo tempo? La professoressa di musica è stata impegnata con la Traviata del San Carlo e ha messo tanti manifesti nella scuola. E adesso esigo che facciate immediatamente le vostre scuse a Salvatore. Ma trascinava un corpo! Abbiamo anche le prove! Sì, è vero. Ma quale corpo? Il manichino del laboratorio di sartoria che dovevo buttare. Ragazzi, con me in presidenza. 2 settimane di sospensione, ci costerà l'anno. Tutto per dare retta alle tue fantasie. Scusami Giada, non so davvero cosa dire. Mi dispiace. Io vado e provo a dirlo a me intanto. Ok, io sviluppo l'ultimo ruolo in camera oscura.